abbiamo visto in altre parti. Adesso tutte le signore non sono zingari, sono nomadi, turcomani. Se aveva una moto o qualche altra macchina dietro di noi, lo prendeva in pieno. Quel vecchietto poi diventava destino. Sono laici e fino alle ultime elezioni hanno sempre votato per il partito del momento repubblicano di sinistra, ma nelle ultime elezioni, 2 anni fa, hanno votato per il partito del movimento nazionalista, per far capire che se loro vogliono possono cambiare partito. Sono di sinistra, hanno votato a destra e subito dal governo, dai partiti sono arrivati un mucchio di soldi, hanno fatto la strada e ci sono pannelli solari, vivevano in quelle casette là sempre distrutte, e piano piano in questi ultimi 10-15 anni c'è stato un grandissimo sviluppo. È arrivata l'elettricità, le fognature, tutto. Loro allevano bestiame e si occupano di agricoltura, il terreno ce l'hanno. L'unica cosa che non avevano è l'interesse politico o quelli del governo che dovevano venire qua, non solamente nei periodi delle elezioni. Sempre dovevano chiedere se avevano bisogno di qualcosa o no. E nessuno veniva qua, perché sono usciti. Perché dicono magari sono un po' più ribelli, magari dicono direttamente la verità alla faccia di queste persone, allora non sono molto amati, ecco quello che sto dicendo.